Come vedete, oggi ho dovuto mettere il pile. Noi non siamo abituati al freddo. Siamo a fine ottobre, siamo abituati ad avere 25-30 gradi. Stamattina fuori ce n'è 18-20 e quindi abbiamo messo il pile. Però non pensate che ci sia veramente freddo e che da sud al nord non siamo abituati a questi cambi di temperatura. Oggi volevo parlarvi delle vaccinazioni. Ho creato qui una cartucciera per dirvi quali sono gli incontri obbligatori che normalmente bisogna fare col veterinario. Abbiamo delle malattie importantissime ancora non eradicate in Italia. Parlo della parvovirosi, del cimurro, dell'epatite, della tosse dei canili e della leptospirosi. Queste sono malattie che il cucciolo contrae non appena termina la protezione anticorpale che ha della mamma. Quando all'inizio ho cominciato a fare il veterinario, i vaccini in commercio non riuscivano a superare gli anticorpi materni. Facevamo il vaccino prima dei 3 mesi e questi venivano invalidati dagli anticorpi che la mamma gli aveva trasmesso. Poi vennero fuori i vaccini di nuova generazione che riuscivano a dare un'immunità al cucciolo nonostante ancora avesse gli anticorpi della mamma. Era un grande passo avanti perché capitava che i cuccioli non erano vaccinati, terminavano l'immunità materna e si ammalavano. Grazie a questi nuovi vaccini la prima dose si può somministrare a 30 giorni e già avere una certa quota anticorpale che poi il cucciolo si trascinerà fino all'età adulta. La prima dose di vaccino ad alta valenza per la parvovirosi che viene richiamata entro le 2-3 settimane. Dopo vengono inseriti i cosiddetti vaccini polivalenti. Sono vaccini che oltre alla gastroenterite hanno il cimurro, l'epatite, la tosse dei canili e la leptospirosi. Questa viene richiamata più o meno a 15 giorni. Come vedete c'è una quinta vaccinazione. Se qualcuno di questi vaccini si fosse bloccato a causa dell'eccessiva presenza di anticorpi materni, la vaccinazione dei 6 mesi permette di fare in modo che tutte le malattie abbiano attecchito. Questo è il vaccino annuale, viene fatto dopo un anno dall'ultima vaccinazione. Quello che vedete rosso è il vaccino della rabbia. Se vedete un mio consiglio, fatela, per il semplice motivo che la malattia è stata eradicata perché negli anni si sono fatte delle vaccinazioni degli animali selvatici, cosa che adesso viene raramente effettuata. E quindi se mai dovessimo riportarci un animale selvatico da qualche paese straniero con la rabbia attecchirebbe molto facilmente perché non troverebbe una popolazione vaccinata. Esistono dei test che vi dicono se per la rabbia il cane ha una produzione anticorpale sufficiente come per il cimurro, la parvovirosi o per la leptospirosi. Questo è tutto, alla prossima!